Una decina di anni fa erano due delle sette sorelle, poi le vicissitudini delle vecchie proprietà hanno modificato radicalmente gli scenari. La Fiorentina, ripartita da qualche anno, grande in Italia, adesso anche in Europa, e il Parma è lì, incalza a un punto. Ecco perché quella di stasera, la partita dei tanti ex, è una sfida da Champions League. Firenze, stadio Artemio Franchi, una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. La cross di Zaccardo, palo sul secondo palo, si coordina Castellini, palla che resta lì, ancora Castellini al volo, sotto porta, Bocinov, parte il tiro, quasi un calcio di rigore. Gilardino, posizione regolare, grande apertura per Marchionni, campo aperto, Marchionni davanti al portiere, Marchionni, il cucchiaio. Santana sul rimpallo, ancora all'argentino, può riproporre la traversone, il destro di Santana, palla sotto porta, Gilardino, rete! Gilardino, questo è un grandissimo gol perché era marcato da due difensori, l'ha toccata appena, quel tanto da sbilanciare in questo caso e prendere il contropiede mirante sul cross morbido di Santana, sempre sulla fascia laterale, questi cross importanti, grande gol. Zemaili, grande palla in verticale per Zaccardo, posizione regolare, Zaccardo in area di rigore, il cross basso, porta a rete, il pari di Amoruso. È sempre sull'esterno, qui Zaccardo ha fatto una gran cosa, Pasquale ha perso, buona la palla, proprio in verticale nello sviluppo del gioco, accompagnato molto bene Amoruso che ha preso il tempo al difensore Viola, la palla dentro, facile per l'attaccante del Parma. L'assenso di Galoppo, palla tesa, secondo palo in due, rete, il Parma in vantaggio, Bocinov. Qui guardano il segnaline, rivediamo il calcio di punizione, calciato a due, proprio a crossare, proprio a tagliare proprio tutta la difesa, rivediamo proprio che poi il tocco è stato con il destro, proprio anticipare Frey che non è uscito, rivediamo. Sì, posizione regolare. Sì. Il sinistro in area, colpo di testa, rete, il pari con la Fiorentina, ancora Gilardino. Giocatore in area di rigore, incredibile, il calcio piazzato, vedi, ruba il tempo, Mirante non ci può arrivare, rimane anche troppo sulla linea, non riesce a staccare bene, come arriva, l'ho anche strattonato, mi sembrava Amoruso. Grandissimo gol ancora di Gilardino, partita stupenda. Con l'esterno, che palla, Lanzafame è solo, Lanzafame in aria, Lanzafame, rete, il Parma in vantaggio, partita incredibile, che partita, che palla gli ha messo sul taglio e sul buco centrale con l'esterno Panucci che ha sbagliato prima la situazione difensiva e poi ha rilanciato con grande calma e con grande classe, veramente incredibile questa partita, gol sbagliato di Castillo e gol di Lanzafame in contropiede come nell'azione precedente domenica scorsa. Guarda, gli ruba il tempo difensore, in questo caso non ci può arrivare Natali e lui gli ruba tempo perché c'è Danelli in posizione che lo tiene in posizione regolare e poi con l'esterno piede, ma il lancio di Panucci d'esterno precisissimo, partita veramente grandiosa. Morrone, Lanzafame, Morrone, il tegle di Donadelle, gli toglie il pallone, Morrone rimane a terra, resta il gioco alzato. Donadelle espulso allora. Doppio giallo per Donadelle che viene espulso. Parte Marchionni, palla all'indietro, cerca Vargas al volo. La deviazione non è finita, Marchionni fuori gioco. Fuori gioco ed è la vittoria del Parma. 3-2 a Firenze, continua la serie positiva di Guidolin. Prandelli non l'ha mai battuto, il Parma incredibilmente è terzo in classifica. Abbiamo perso una partita incredibile, il Parma è venuto a giocarsi un'ottima partita e ha fatto tre gol e quindi ha meritato la vittoria. E noi alla fine abbiamo avuto qualche occasione, è stato bravo Mirante e peccato.